I mostri numero sono indubbiamente le carte più iconiche per la mia generazione. Infatti, all'epoca decine e decine, se non centinaia di bambini perdevano la testa per queste carte numero. Un po' per la chiappa di tutti, un po' per false dicerie sul ruling. Un numero viene eliminato solo da un altro numero. Allora, ho un dubbio. Ho un dubbio. In questa serie andrò nell'arduo compito di recensire tutti i mostri numero esistenti nel gioco, nell'anime e in tutte le loro varie forme. Benvenuti in Mostri Numero, la recensione completa. Numero 5, Drago Chimera del Destino. Questa carta si fa con due mostri di livello 5, è un drago oscurità e ha 0 attacco e 0 difesa. Tuttavia, guadagna 1000 punti di attacco per ogni suo materiale e può attaccare tutti i mostri avversari una volta ciascuno. Alla fine della Battle Phase, se questa carta ha combattuto, hai due opzioni. 1. Scegli come bersaglio un tuo mostro nel cimitero e lo attacchi come materiale. 2. Scegli come bersaglio una carta nel cimitero avversario e la metti in cima al suo deck. Questa carta è deludente sotto tutti i punti di vista. Una carta che ha bisogno di un bel setup per essere spaventosa. Infatti, livello 5 di norma non sono facili da evocare, ma facciamo finta che siano facili da evocare. Per investire almeno 3-4 livelli 5, comunque bisogna sprecare delle risorse. Vuole essere una macchina doti K, vuole essere un drago supremo Chimeratech. Il problema è che l'attacco di questa carta è davvero ristretto ai suoi materiali. Ha dei modi da sola per andarli a aumentare. Il problema è che questo aumento avviene soltanto alla fine della Battle Phase, quindi un momento specifico di una fase che non è che è proprio il massimo. Anche perché in teoria vorresti aumentare il tuo attacco e poi attaccare, non attaccare e poi aumentare il tuo attacco. Numero C5, Drago Chimera del Caos, è l'unico mostro caos a essere uscito molto prima rispetto alla sua versione base. Infatti, non solo non ha effetti aggiuntivi qualora venisse utilizzato il numero 5, ma inoltre è una carta uscita nel primo Battaglia della Leggenda, mentre per quanto riguarda il numero 5 base è uscito alla fine dell'era Link. Ha le stesse caratteristiche della sua base e anche gli stessi difetti, eccetto che il suo rango è 6 e ha un effetto lievemente diverso. Se questa carta attacca, puoi effettuare un ulteriore attacco su mostri staccando materiale e alla fine della Battle Phase paghi metà dei tuoi life points, 5 bersaglio due carte nei cimiteri, una va in cima al deck e l'altra diventa materiale. Ovviamente è terribile sotto tutti i punti di vista, anzi direi che è proprio una presa in giro perché non sa neanche di carta caos. Di solito i mostri caos numero sono un minimo sbroccati o comunque un effetto che ti dice wow, un effetto forte. Ma qui di effetti forti non se ne vede neanche lontanamente, perché uno può attaccare più volte ma soltanto su mostri staccando dei materiali, quindi diventi più debole per attaccare più volte. E non ha davvero tanto senso. Se fosse stato almeno un attacco diretto, poteva starci, ma così davvero no. E due, pagare metà delle points, un effetto che viene utilizzato per carte come Solemn Judgment per andare a negare azioni dell'avversario, viene invece ristretto a spostare due carte dai cimiteri, una in cima al deck e l'altra a materiale. Anche qui, alla fine della Battle Phase, ti busti. Davvero no. Numero 5, fallimento sotto tutti i punti di vista e sotto tutte le sue forme. Numero 6, Cronomalia Atlantis. Non so perché, ma amo urlare i nomi delle carte Cronomalia. Probabilmente perché ho visto troppo Zexal quando ero piccolo. Se evocazione Xyz equipaggia un mostro Xyz numero dal cimitero avversario o anche dal nostro a se stessa e guadagna pari alla metà dell'attacco di quel mostro. Una volta per turno, al costo di non effettuare la Battle Phase, puoi staccare un materiale da questa carta, poi mandare il mostro equipaggiato al cimitero e dimezzare i life points del tuo avversario. Questa carta ha un effetto davvero interessante perché dimezzare le points avversarie è tanta roba, soprattutto in una strategia simil barn come quella di Free. Tuttavia questa carta ha tanti difetti. In primo luogo, per funzionare ha bisogno di un numero al cimitero e di averlo equipaggiato all'attivazione dell'effetto. Infatti, nonostante sia equipaggiato un mostro, questa carta viene considerata sempre come magia equipaggiamento, quindi un tifone spaziale mistico può compromettere l'intero effetto di Atlantis. Numero C6, Cronomalia Caos Atlantis, è davvero grossa. Si parla di un rango 7 a 3300 attacco e difesa e rimane sempre un macchina luce. Nel turno in cui attivi qualsiasi effetto di questa carta, il tuo avversario non subisce ulteriori danni. Una volta per turno puoi equipaggiare un mostro avversario a questa carta come carta magica equipaggiamento e questa carta equipaggiata guadagna l'effetto di far boostare di 1000 il mostro a cui è equipaggiata. Se ha un numero 6 come materiale, inoltre puoi per costo mandare 3 materiali, tutti i mostri equipaggiati a questa carta, minimo 1. E l'effetto, i life points del tuo avversario diventano 100. Un effetto sicuramente spaventoso, ma molto difficile da attivare. In primo luogo dobbiamo evocare il numero 6, e in secondo luogo
dobbiamo avere la possibilità di evolverlo. In terzo luogo, dobbiamo avere un avversario con un numero che si fa bersagliare sul terreno. Quindi una carta virtualmente forte che, come molte carte caos, hanno degli effetti sbroccatissimi, ma troppo difficili da andare a evocare. Numero 7, sequenza fortunata. Questo mostro è un rango 7 incantatore luce con un attacco e difesa di 700 punti ciascuno e si fa con ben 3 mostri di livello 7. Puoi staccare un materiale da questa carta, tirare un dado a 6 facce 2 volte e l'attacco di questa carta diventa il risultato del tiro più alto per 700. Poi, se la somma dei due tiri è 7, puoi fare una di queste cose simpatiche. Manda tutte le carte dal terreno al cimitero, evoca specialmente un mostro dalla tua mano o dal cimitero di qualsiasi giocatore, pescare 3 carte e scartarne 2. Nel migliore dei casi è un mostro con 4200 punti di attacco che può rompere tutta la board dell'avversario, rebornare o fare extender o addirittura fare charity, una carta attualmente bannata. Tuttavia questa carta richiede ben 3 materiali, quindi un po' pesantuccia. Richiede ovviamente una fortuna talmente alta da poter vincere la lotteria. L'abbiamo vista addirittura nel Meta Dragon Ruler, come carta meme quando le situazioni sono disperate. Numero 8. Re Araldico, Genoma Eredità. Una volta per turno ruba nome e effetti di un mostro esilio sul terreno per poi azzerare il suo attacco e negare i suoi effetti. Questa carta come effetto non è male, ma ha grandissimi difetti. In primo luogo non è generica, può essere utilizzata soltanto dalla bestia araldica, un mazzo che nel 2014 vide un po' di gioco competitivo, ma non è poi stato così grande, non ha mai fatto qualcosa poi. Due, l'effetto funziona soltanto contro i mostri Xyz e purtroppo non ci sono soltanto i mostri Xyz all'interno del gioco e quindi risulta inutile contro certi matchup. Una carta carina se tu ti risvegliassi in Zexal, ma dato che non è così, è una carta meh. Numero 9, Sfera d'Aldon. Un mostro macchina luce con 2800 d'attacco e 3000 di difesa di rango 9 che si fa con due mostri di livello 9. Intanto che questa carta possiede dei materiali Xyz, questa carta potrà negare ogni attacco di Reta Ressa, senza dover utilizzare alcun materiale. E qualora avesse esaurito i materiali su attacco avversario, può recuperare due mostri dal cimitero e farli diventare materiali Xyz. Se il tuo avversario controlla un mostro con più attacco di questa carta, puoi staccare un materiale e questa carta può effettuare un attacco diretto. In un mondo dove i removal non esistono, questa carta sarebbe la cosa più rotta che esista. È praticamente invulnerabile in battaglia e ucciderà lentamente l'avversario a furia di 2800 punti di attacco. Quindi non avendo self-protection d'effetti diventa super vulnerabile. Numero C9. Sfera Dyson del Caos è un mostro luce macchina di rango 10 con 3600 punti di attacco e 3200 di difesa e si fa con 3 mostri di livello 10. Ogni volta che questa carta combatte contro un mostro avversario puoi attaccarlo come materiale. Una volta per turno puoi fare un danno d'effetto di 300 punti per ogni materiale Xyz di questa carta. Se ha Sfera Dyson come materiale puoi staccare un qualsiasi numero di materiali da questa carta e infliggere 800 per ognuno. Allora, questa carta è quella che si chiama in gergo Skill Issue, ovvero carte che ti fanno vincere al time. Infatti all'interno di Yu-Gi-Oh! Competitivo allo scadere del tempo si deve finire la fase corrente e poi vince chi ha più life points. Questa carta ha visto un solo gioco e ha vinto, stravinto, però ovviamente senza evolvere Sfera Dyson, ma semplicemente facendo 3 mostri di livello 10. Tutto sommato è una carta non malvagia, anch'essa invincibile in battaglia, con un removal che non targetta, quindi potenzialmente molto buona, le stats sono altissime. È un po' difficile da fare, ma non direi che è una carta brutta. Numero 10, Illumino Cavaliere. Un guerriero luce di rango 4 che si fa con ben 3 mostri di livello 4 con attacco e difesa di 2400. Una volta per turno puoi staccare un materiale, mandare una carta dalla mano al cimitero e peschi una nuova carta. Una carta molto semplice, che se avesse chiesto due materiali avrebbe sicuramente visto gioco. Ma dato che non è così, non ne ha visto tanto. È una carta peschino, quindi dovrebbe aiutare a rendere consistente un mazzo che non lo sia. Il fatto è che se hai 3 livelli 4 sul terreno per farla, probabilmente non hai problemi di consistenza. Tuttavia può aiutare per andare a cercare carte da side con più facilità se forse ha un solo pesco, e quindi risulta davvero essere inutile nella maggior parte dei casi. Oh, andiamo con numero 11, Grande Occhio. Grande Occhio è un incantatore oscurità di rango 7 che si fa con due mostri di livello 7. Ha 2600 punti di attacco e 2000 di difesa e una volta per turno stacchi un materiale, targhetti e rubi un mostro avversario, però per il resto del turno questa carta non potrà attaccare. Una carta che ha fatto la storia del gioco all'interno di Dragon Ruler, un mazzo pieno di livelli 7 che si spammano. Ottima going second per rubare i Dracusac avversari, ma tuttavia anche oggi non è male. È un ottimo removal, perché seppur sia lento, fa un meno 1 sul campo dell'avversario e un più 1 sul tuo. Questo è utile attualmente in Odd Eyes e Mago Nero,
ma soprattutto in Kashtira, un mazzo nuovo che avrà supporti anche in Photon Hypernova, che uscirà a febbraio. Numero 12. Ninja Armatura di Ombra Scarlatta. È un Warfare Exceed guerriero di rango 5 terra con 2400 attacco e 1700 di difesa. Si fa con dei livelli 5 una volta per turno durante il turno di qualsiasi giocatore, stacchi 1 e i ninja scoperti che controlli sono indistruttibili. Carta che ha visto tanto gioco all'interno di Cosmo, Insector, Artifact, perché è ottima per stallare un po', e il fatto che sia anche indistruttibile dagli effetti delle carte la rende molto più buona rispetto a essere indistruttibile solo dalla battaglia, anche perché è un 2400, che non sono stats della Madonna, ma comunque accettabili. Numero 13, personificazione del crimine. Questa carta è un demone rango 1 oscurità, che si fa con due mostri di livello 1, con incredibili statistiche di 500 punti di attacco e 500 punti di difesa. Una volta per turno di qualsiasi giocatore, stacchi un materiale da questa carta, metti tutti i mostri avversari in posizione di attacco, e inoltre devono tutti attaccare questa carta se possibile. Mentre c'è il numero 31, diventa indistruttibile se ha materiali, e il tuo avversario subisce ogni danno dalle battaglie e quello che coinvolgono. Una carta che quindi dipende fortemente dalla presenza di 31 per funzionare appieno. Da sola è inutile. Numero 31 ha gli stessi effetti di questa carta, e quindi ci ripeteremo in futuro. Tuttavia è un lock interessante, che potenzialmente rompe le scatole per due turni. Numero 14, Saracena Avido. Questa bestia di rango 5 oscurità si fa con due livelli 5 e ha 2500 punti di attacco e 1500 di difesa. Tutti i danni d'effetto che dovresti subire li subisce l'avversario. Se spacca un mostro in battaglia e lo manda al cimitero, stacchi uno e distruggi tutti coloro che hanno un attacco attuale inferiore all'attacco originale del mostro distrutto. Una carta interessante che auto-win contro i Barn e che può fare un buco nero situazionale. È stata usata in Trotraco occasionalmente e se c'è un aggettivo proprio per descriverla è situazionale. I remover sono buoni, ma soltanto quando non sono vincolati da queste condizioni. Andare a spaccare un mostro in battaglia per fare un buco nero è un po' tanto. Tuttavia non è terribile. Numero 15, Burattino Arnese Macinatore Gigante, anche conosciuta come Bambola Truccata, è un mostro di rango 8, Macchina Oscurità ed è il primo numero di Four. Ha un attacco di 1500 punti e una difesa di 2500. Il suo effetto è un fino a doppio removal, staccando materiale per quanto vuoi andare a rimuovere, durante la tua main phase 1 su mostri evocati specialmente. Nel caso in cui fossero stati mostri Xyz, fai anche un danno d'effetto al tuo avversario pari all'attacco originale. Non è male, è un ottimo board breaker per mazzi che giocano rank 8. Il problema è che è lento, non ha un effetto rapido e alcuni mostri hanno effetti su distruzione o sono di per loro indistruttibili. Ho visto tantissimo gioco all'interno di Cosmo, per Pharmapal e Blue Eyes. Numero C15, Burattino Arnese, Cacciatore Gigante. Pensavate che il numero C5 fosse l'unico che ha la forma Chaos che non vada a menzionare la sua forma base? Beh, vi sbagliavate. Infatti, anche questa carta non ha effetti aggiuntivi. Ed è un rango 9 che si fa con 3 livelli 9. Una volta per turno stacchi uno e spacchi una carta controllata dall'avversario. Poi se era un mostro, Barn. Una carta che di per sé non è male. Di certo i materiali sono tanti, ma può aiutare a vincere al time. Spacca anche carte non mostra seppur rimanga lenta. Le stats sono davvero basse per i materiali richiesti, almeno un 3000 ci stava. E a differenza della sua versione base non spacchi due. Per alcuni è un nerf, per altri è un buff. Tuttavia in competitivo non è stata mai giocata, a differenza della sua versione base.